Benvenuti nel mio canale di cucina. Oggi prepareremo dei sofficissimi e buonissimi panini all'olio. Veramente buoni, ma davvero veramente buoni. Guardate che spettacolo. Sofficissimi. Poi, con una fetta di mortadella è la sua morte. Vediamo insieme come si prepara questa favolosa ricetta. E se seguirete i miei consigli, la mia ricetta, ne rimarrete veramente entusiasti. Seguitemi. Ingredienti: 400 g di farina Manitoba e 200 g di farina zero, sempre setacciata, 350 g di acqua, 15 g di sale, 30 g di miele, 90 g di olio e 7 g di lievito secco. Adesso vediamo la preparazione. Nella planetaria aggiungete metà acqua, il lievito e il miele. Cominciate a mescolare aggiungendo la farina poco per volta. Aggiungete tutta l'acqua e sempre la farina poco per volta, e quando avrete aggiunto la farina, tutta la farina, e l'impasto è incordato, come ultimi ingredienti aggiungete il sale e l'olio poco per volta. Incordate l'impasto e poi su un piano di lavoro lavorate l'impasto fino a che non otterrete un composto liscio e omogeneo. A questo punto, quando l'impasto risulterà omogeneo, morbido e elastico, disponetelo in una terrina e lasciatelo lievitare fino a che non raddoppierà del suo volume, proprio come nel video. A questo punto disponiamo il nostro impasto sul piano di lavoro e dividiamolo. Tagliamo dei pezzetti di pasta di circa 130-140 grammi. Poi andiamo a formare delle palline. Dopo aver formato le nostre palline, le disponiamo in una teglia ricoperta da carta da forno e le spennelliamo con dell'acqua e dell'olio. Una volta spennellate, le lasciamo lievitare nuovamente fino a che non raddoppieranno del loro volume, e dopo che avranno raddoppiato del loro volume, le inforniamo e le cuociamo a forno statico a 200 gradi per 20 minuti. Trascorso il tempo di cottura, i nostri panini all'olio sono cotti. Le sforniamo, le lasciamo raffreddare sopra una grata e poi sono pronti per essere gustati. Se vi è piaciuta questa ricetta, mettete un like, condividete i miei video e se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Io vi aspetto alla mia prossima video ricetta. Ciao ciao da Gian.